Il metodo che utilizzeremo in questo corso sarà quello di associare a ciascun intervallo un brano conosciuto. Grazie al brano riuscirete a riconoscere l'intervallo e a immagazzinarlo. A un certo punto sarete in grado di assimilare il suono dell'intervallo come elemento a sé stante e non avrete più bisogno del brano di riferimento. Iniziamo quindi con l'intervallo di tono ascendente che la teoria musicale classifica come seconda maggiore. Ho suonato la nota Do e la nota Re. Associamo adesso questo intervallo a un brano conosciuto e semplicissimo che cantiamo fin da bambini, Fra Martino. Fra ma. Ma cosa significa associare un brano a un intervallo? Significa che il brano in questione, ovvero Fra Martino, inizia esattamente con una seconda maggiore, quindi con un intervallo di tono ascendente.